Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazze, novità! Ciao bimbi e ciao bimbe! Bellissimo amore, questo mi ha stupito, c'ho sto ciuffo che oggi non va. Praticamente sono appena uscita dal parrucchiere, ho i capelli sconvolti. Però non so voi, ma questo tempo, cioè io sto raffreddato, un tempo che non si capisce. Vabbè, facciamo la versione seria, siamo io e mio amore, sì. C'è anche Pupi, infatti mi sono messa tutta di qua, sì. Ho detto così viene anche Pupi e la famiglia Pupi al completo, stare... Ma in questo video sì. Siamo in quattro, anche se ne vedete solo tre, perché il quattro sta qua. La mia faccina che è ancora piccolina. Amore, sei ingrassata. No, allora amore, non sono ingrassata, sì, sono incinta. Grazie, Carlita è ingrassata. Va bene, sì. Allora, in effetti, praticamente, voi mi chiedete sempre di vedere la pancia, ma la pancia è ancora piccola, però prometto che appena sarà un pancione un po' più grande lo farò vedere, però alcuni giorni io mi sembra solo che ho mangiato troppo, perché non ho proprio ancora quel pancione grande, però comunque niente, siamo felici. Allora, tutti quanti chiedevano... Ma quando è che ci fate l'annuncio? Anche Dario, scusa, anche lui ce lo deve dire questo annuncio. Finalmente. Io sono il papà. Sì, finalmente avremo un bambino. Sì, quindi è ufficiale. È una cosa bellissima. E sì, dai, lasciamo la parola a Dario, che ha parlato sempre io in questi video, dai. Sì, basta parlare. Lasciate anche nei commenti qualche domanda per Dario, così magari nel prossimo video Dario vi risponderà, o anche adesso nei commenti. Adesso non sembra ancora vero, perché ci sta ancora nella pancia, però... È un'emozione bellissima. Good. Aspettiamo il nostro fagiolino. Mm-hmm. Batuffolino, perché tutti lo chiamano fagiolino. Il nostro batuffolino, sì. Che uscirà da questo pancino. Ma no, uscirà con tanto dolore. Aspettiamo, siamo qua. E un giorno faremo un video anche con lui. Sì, è certo, ovviamente lo faremo. E in effetti, vabbè, in questo video noi volevamo comunque ringraziarvi per tutto l'affetto, perché è bellissimo. Cioè, voi ci avete proprio parlato, accolto e fatto gli auguri come se fossimo persone di famiglia. Tante zie, è una cosa fantastica, quindi grazie mille. E mi raccomando, lasciate tanti like al video, appunto come supporto, proprio se vi fa piacere finalmente, perché io ci tenevo proprio a farvi il video ufficiale anche con Dario e a darvi un po' di notizie. Vi vogliamo dire la reazione, la nostra reazione, vi vogliamo far vedere, cioè abbiamo una busta piena di cose, piena di roba. Oggi proprio siamo andati a fare shopping, perché io sono molto scaramantica e praticamente non avevo comprato nulla. Cioè, persone appena sanno di essere incinte, appena vanno ad essere incinte, comprano subito la culletta, noi zero. Però oggi ho detto basta. Nostro figlio dormirà già nel letto. Sì, no, vabbè, ormai ho detto basta, ormai tutti lo sanno, l'abbiamo detto. Comunque volete sapere, prima di tutto di quanto sono quasi al quinto mese, anche se adesso fanno per settimane, comunque sono alla 17ª settimana, quindi ho detto vabbè, compriamo. Ed è stato troppo bello, per amore, abbiamo comprato un sacco di cose che adesso vi vogliamo far vedere. E poi vogliamo dire la reazione. Allora, com'è stata la reazione nostra e dei nostri familiari, che ci hanno chiesto in tantissimi. Sì. Allora, racconta tu com'è stata la reazione quando io ho fatto il test di gravidanza. Allora, mia moglie è andata in bagno. A sua insaputa. Poi ha messo la telecamera là sopra. Sì. Ho fatto un video che però non l'ho mai pubblicato, è solo nostro. L'ho fatto vedere agli amici. Ho detto, amore, vada qua. Io ho visto incinta. Ho detto, amore, guardalo tu, perché io non so cosa significa. E sul test adesso non c'è più le lineette, ma incinta. Dice proprio incinta. C'era scritto 2-3 settimane, sì. All'epoca. E lui? Sono rimasto così. Lui? Diciamo uno scherzo. Invece no, era vero. Allora, è stato bellissimo, perché era un bimbo. Dario è stato subito felicissimo. Io sono stata un po' sconvolta all'inizio, vi dico la verità, perché comunque non riesco a stare come sconvolta. Non sono stata sconvolta. Mio figlio l'ha sconvolta. Ho pensato subito che la mia vita sarebbe cambiata. Ed è una cosa che comunque, anche se io avevo comunque dei problemi, quindi mi avevano detto che era difficile stare incinta. Quindi quando ho avuto questa notizia, oh mio Dio, cioè, ma com'è possibile? E quindi sono rimasta un po' sconvolta a pensare che io sono una persona molto indipendente, molto
amo molto i miei spazi, le mie cose, la mia... quindi questa cosa un po' sconvolta a pensare che comunque la mia vita cambierà. Quindi all'inizio è stato un po', cioè ho dovuto razionalizzare questa cosa, sì. Però poi è stato stupendo perché comunque... Sì, perché comunque adesso ci dedicheremo solo a lui, sì. Per ora. E niente, che cos'altro volevamo dire? Ah, invece, quindi questa è stata la reazione che io per un'oretta più o meno non ho capito nulla e dicevo non può essere. E poi finché non ho fatto la beta, eccetera, non mi sono assicurata, sì. Non l'ho voluto dire a nessuno. Infatti l'ho detto poi all'inizio solo ai genitori, e poi man mano agli amici, poi ai nostri familiari, però veramente perché mi sembrava una cosa talmente impossibile e surreale. E poi sono molto scaramantica, cioè anche adesso sembra, è vero? Sembra un sogno, sembra incredibile. Comunque la reazione dei familiari, allora noi abbiamo organizzato questa cosa, siamo andati con le nostre famiglie, abbiamo organizzato questa cosa di nascosto, senza dire il motivo, vi invitiamo a mangiare fuori, facemmo questa cosa. E facemmo trovare un ciucciotto di un pacchettino in un cuoricino, una scatola fatta a cuoricino. E mia madre e sua madre aprirono questi pacchettini che poi si chiedevano: vabbè, ci avete invitato a mangiare fuori, ok, ma c'è un motivo, sì. Dobbiamo festeggiare qualcosa. E quindi poi Dario mi arriva dalla voglia di dirlo, per amore. Sì. E gli diede questi. Fu la sua l'idea, ovviamente lui, il massimo del romanticismo. Sì. E loro aprirono e videro il cicciotto. Ma veramente, ma davvero? E niente, poi scoppiarono in lacrime, felicissimi, perché comunque la notizia, vabbè, ovviamente è bellissima, ovviamente. Quindi fu bello, fu emozionante. E poi perché io all'epoca, cioè, non si vedeva nulla. Ero magrissima, quindi alla fine insomma, davvero, sì, ma davvero. Sì, vero. È scoppiata la fame. Niente, poi. Sì, poi niente, poi da allora, poi infatti noi subito dicemmo, però non lo dite a nessuno, perché comunque volevamo ancora tenerlo nascosto. Sì. E insomma volevamo comunque essere certi che comunque fosse andasse a buon fine, fosse una cosa sicura. Questo ciuffo mi sta uccidendo. Come adesso c'è il fratellino. Adesso c'è il fratellino. Poi la reazione è stata quando abbiamo scoperto che era maschio, perché io per la femminuccia tutti... ce l'abbiamo. Sì, la femminuccia ce l'abbiamo, eccola qua, la nostra principina, principessina. Allora, praticamente io per i primi 3 mesi, perché abbiamo fatto questo test, sì. Sul sangue, ero convinta che fosse femmina, già avevo detto sta cosa, ero proprio convintissima, cioè non è perché io non volevo il maschio, ma perché io ero proprio convinta che fosse femmina e quindi guardavo tutte le cose per femmine, nove per femmine. La prossima volta. E poi quando ho letto là, ho letto maschio, io, oh mio Dio! Così, e quando l'ho detto a lui, tu dici la verità, qual è stata la sua reazione? È stata questa la reazione, io per un attimo ho detto ma no, ma io come, mi ero convinta che fosse femmina, perché sai, pensavo i codini, e poi volevo già indirizzarla al mondo del bio, dei cosmetici, del make up, tutte queste cose qua, però... Faccio fare altre cose. Sì, sarà per il secondo, la seconda. Sì. E niente, quindi alla fine niente, questa è stata la nostra reazione di felicità, siamo felicissime, adesso speriamo che vada tutto bene, sempre bene, tutto bene, fino al giorno del parto in cui io morirò, no, sto scherzando, in cui però soffrirò tantissimo, però sapete ragazze, secondo me a parte la sofferenza è anche una cosa... bella perché tutte le cose secondo me le più belle comunque comportano molto dolore, anche non fisico, no? Molto sacrificio, molto impegno, quindi sì, perché comunque la gioia è proporzionale anche al sacrificio, al dolore, sì. All'impegno che tu ci metti in qualsiasi cosa, quindi sicuramente sarà un momento che mi crea preoccupazione e ansia, ma sarà anche un momento che comunque è sicuramente emozionantissimo, quindi infatti un sacco di ragazze mi scrivono non avere mai paura del parto perché sarà un momento magico e bellissimo. Ti danno quel po', tieni, questo è tuo. Sì, vabbè, questo già quando è finito, amore, però prima... Vabbè, comunque noi ci vediamo tutti i video, vero amore, del parto. E io piango perché penso al dolore che no, però che comunque sono emozionanti, è vero amore? Sono bellissime. Sono bellissime. Adesso facciamo le bellissime. Mi farai compagnia? Sì, così. O svieni, amore. Sì, Dario, svieni. Sì, bene. Comunque, adesso facciamo vedere. Vai, amore.
Abbiamo preso un po' di cosine troppo carine. Ma giralo, se non si vede. Prima... Allora, questo c'è. No, fai vedere com'è carino. Così. C'è praticamente quello il compri tutina. Praticamente questo è un set che comprende. Ma allora, noi praticamente la nascita è prevista intorno ad ottobre. Quindi. Comunque cose troppo estive non conviene prenderle. Questo qua vabbè di coto se riusciamo a metterlo, allora, speriamo, allora. Speriamo, però questo è un set fresco, un set che porta la tutina. Allora la questo tutina, per non farsi graffiare, per il bavaglino, guantini, ah, guantini, il cappellino, e poi ci sono due tutine, una a mezze maniche, e fa vedere questa com'è carina, manica lunga, questa di sotto. Aspetta, fa vedere così, così. Ecco, così. È molto carina, non avvicinare troppo anche quello. Ti piace? Ok, sì, è molto sta bene? Carina. C'è un orsetto, sì. Poi una cosa io, una cosa tu. Sì, amore. Sì. Allora, questa tutina è bellissima. Oh, amore, è caduto il giacchettino. Ma lo prendiamo. Allora, questa tutina è fatta così, con tutti i quadrettini, il fiocchetto, i bottoncini. Poi c'ha le scarpettine così con i fiocchettini e poi porta sopra questo qua, viene così, ma non è troppo carino? Questo per le serate di gala, sì. Tipo, sembra tipo un tagliere però moderno col fiocchetto, queste cose mi fanno impazzire. Guardate i calzini incorporati come sono carini, troppo bello questo completino. Aspetta. Poi, se vedete questo qua, vi ho preso tutti i completini. Molto. Ah, questa è la più bella, amore. Questa ci siamo innamorati. Vai America. L'ultima, pensate, questa è troppo bella. Praticamente una tutina questo, troppo particolare. Con questo qua che sopra. Porta il fiocchettino. Poi tutta come se fosse tipo di jeans. Una finta tutina di jeans con questi collo. E anche dietro, guarda, c'è le taschine. Vabbè, troppo bella. Sopra. E poi no, amore, da sopra questo. Qui avevamo detto questo. Quell'altro per quell'altro là. Da qui sopra abbiamo pensato questo giacchino di filo che è grigio, vedete che è molto carino e che comunque ci sta bene perché porta qua il blu, guarda com'è bello, però è molto hip hop anche, vabbè, bellissimo questo completino qua. Poi allora questo qua che porta adesso questo sopra, che è una tutina, anche questa qua che porta le finte bretelle con il fiocchetto, vedete, e che porta questa giacchettina. Vabbè, abbiamo messo noi questo giacchino sopra. Sì, abbiamo fatto noi questi completi, però è bellino così, guardate, è troppo carino. Sarà fashion, mi ha detto una ragazza, meno male che non è femmina, se no conoscendoti la vestivi tutta leopardata. Questo? Stupendo. Allora, questo qua è un asciugamano con l'elefantino, non so se riuscite a vedere, però così. Praticamente porta l'elefantino sopra ed è bellissimo, azzurro, troppo bello. Poi si chiama, amore, Batuffolini. Allora, il Batuffolino. Ma lo vogliamo chiamare così, Batuffolino. Ancora siamo in decisione. Invece questi qua sono i quadrati quando lui deve mangiare. Questi qua sono sì, praticamente sono un set di tipo tovagliolini, fazzoletti, sì. Che questi dice servono tantissimo perché quando ha il rigurgito che beve il latte, queste cose qua. Basta. Poi basta? Sì. Ah, ok. Ah no, poi questo qua ci hanno dato maggio. Ah, questo qua vedere. Questo è il 7 maggio. Il 7 maggio che non so che cosa vi comprendo. Le pannolini. Cosa c'è? È bellina, allora ci sono le pannolini, piccolini. Piccoli. Però li toccare se non si spostano. Però questo sono. Ah, ok, sono dei piccoli pannolini. Poi ci sono tutte delle cose da leggere che leggeremo. Belle, belle cose per informarsi. Dei giornali. Cioè, perché sono tutti i giornali, va bene. Poi c'è. Gazzette e bevute anche. Ah, bene. Sì. Poi questo qua, questo è un ciucciottino di plastica molto carino, queste sono la soluzione fisiologica per il nasino, che carino, e poi questo è cos'è, amore, benvenuto mamma, non so, una bustina, che dentro c'è, c'è un gel detergente corpo e capelli, ci sono varie bustine di campioncini, vabbè dai, una cosa molto carina e anche utile, auguri mamma, grazie. E poi se non va bene, lo conserveremo. Quindi queste sono le cose che abbiamo comprato e siamo molto molto felici. Poi man mano vi faremo vedere tutte le cose che compreremo. Per ora queste qua, e secondo me sono tre tutine bellissime, sì. Vero amore? Bellissime. Ok.
Quindi ragazzi, questo è tutto, noi vi mandiamo un grosso bacio. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Vi aspettiamo tutti al parto. Vabbè, prima del parto sono tante altre cose che dobbiamo. Ancora dobbiamo dire il nome perché ancora non lo sappiamo. Anzi, dateci dei consigli, ma tanto comunque dobbiamo avere l'ispirazione, sì. Vero amore? Però loro mi hanno scritto un sacco di nomi già belli. Grazie. Quindi dobbiamo. Sì, sì, al video precedente. Lasciate tanti like, andiamo. Tanti baci e al prossimo video. Salutiamo a tutti bimbi e bimbe. Ciao bimbi e bimbe. Da adesso diciamo così. Ciao bimbi. Seguite a mio figlio. Ciao zio. Ciao. Ciao. Ciao anche da pupi. Sei felice del sì. Fratellino? Tantissimo. Sì. Pupi, sei felice? Sì, perché poi mi prende le spalle, mi fanno. Sì. Tira la coda, lo vedi? I had a dream. We were sipping whiskey. Highest floor the Bowery, I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't.